Buonasera e grazie dell'accompagnamento vostro, del vostro lavoro qui. So che avete lavorato tanto, mi hanno detto come vi siete mossi e grazie della compagnia pure. Grazie. Bene. My name is Ganesi Odir, I'm a reporter with CBC Indigenous. L'ultimo non capisco il problema. It's just that indigenous people still today are being dispossessed and disempowered by, with, you know, like that their land was taken away from them because of this, these papal bulls and this concept of the doctrine of discovery. When I talk to indigenous people, they talk a lot about how when people came to colonize the Americas, there was this, the doctrine of discovery was something that, you know, gave the concept that indigenous people of those lands were inferior than Catholics. And that's how Canada and the United States became countries. Grazie alla domanda. Credo che questo è un problema di ogni colonialismo, ogni. Anche oggi, le colonizzazioni ideologiche di oggi hanno lo stesso schema. Chi non entra nel suo cammino, nella sua via, è inferiore. Ma voglio andare più avanti su questo. Erano considerate non solo inferiori, che qualche teologo un po' pazzo si domandava se avevano anima. E quando Giovanni Paolo II è andato in Africa alla porta dove gli schiavi erano imbarcati, ha fatto un segnale perché noi arrivassimo a capire il dramma criminale. E quella gente era buttata nella nave in condizioni disastrose. Poi erano schiavi in America. È vero che c'erano voci che parlavano chiaro, come Bartolomé de las Casas, per esempio, e Pedro Claver, ma erano la minoranza. La coscienza della uguaglianza umana è arrivata lentamente, e dico la coscienza, perché nell'inconscio ancora c'è qualcosa. Sempre noi abbiamo, mi permetto dirlo, no? Come un atteggiamento colonialista di ridurre la loro cultura alla nostra, no? È una cosa che ci viene del modo di vivere sviluppato nostro, che dalle volte perdiamo dei valori che loro hanno, no?
Per esempio, i popoli indigeni hanno un grande valore, che è il valore dell'armonia col creato, no? E almeno alcuni che io conosco lo esprimono nella parola vivere bene. Quello non vuol dire, come noi capiamo gli occidentali, è passarla bene o fare la dolce vita, no. Vivere bene è custodire. Vivere bene è custodire l'armonia. E questo per me è il grande valore dei popoli originari. L'armonia. Noi siamo abituati a ridurre tutto alla testa. Invece la personalità dei popoli originari, sto parlando in genere, sanno esprimersi in tre linguaggi: quello della testa, quello del cuore e quello delle mani. Ma tutti insieme. E sanno avere questo linguaggio col creato, no? E poi questo progressismo accelerato dello sviluppo, un po' esagerato, un po' nevrotico che noi abbiamo, no? Non parlo contro lo sviluppo è buono. Ma non è buono quell'ansietà di sviluppo, sviluppo, sviluppo. Guarda, una delle cose che la nostra civiltà sopra-sviluppata, commerciale, ha perso è la capacità della poesia. I popoli indigeni hanno quella capacità poetica. Non sto idealizzando. No. Poi, questa dottrina della colonizzazione è vero, è cattiva, è ingiusta. Anche oggi è usata. Lo stesso. Con guanti di seta, forse, ma è usata oggi. Per esempio, alcuni vescovi di qualche paese mi hanno detto: ma il nostro paese, quando chiede un credito a una organizzazione internazionale, ci mettono delle condizioni anche legislative, cioè colonialisti. Per darti il credito ti fanno cambiare un po' il tuo modo di vivere. Tornando alla colonizzazione nostra, diciamo l'America, no? Quella degli inglesi, dei francesi, degli spagnoli, dei portoghesi, che un po' sono quattro, che sempre è stato quel pericolo, no? Anzi, quella mentalità, noi siamo superiori e questi indigeni non contano, e questo è grave. Per questo dobbiamo lavorare in quello che tu dici. Andare indietro e sanificare, diciamo così, quello che è stato fatto male, ma nella consapevolezza che anche oggi esiste lo stesso colonialismo. Pensa per esempio a un caso che è universale e mi permetto di dirlo. Pensa al caso del Rohingya nel Myanmar.
non hanno diritto a cittadinanza, sono di un livello inferiore, anche oggi, eh? Thank you very much for you. In press, you have often spoken of the need to. È vero, non ho usato la parola perché non mi è venuta in mente, ma ho descritto il genocidio, no? E ho chiesto scusa, perdono per questo lavoro che è genocida, per esempio. Ho condannato questo pure, no? Togliere i bambini e cambiare la cultura, cambiare la mente, cambiare le tradizioni, cambiare una razza, diciamo così, tutta una cultura, no? Sì, è una parola tecnica, genocidio, ma io non l'ho usato perché non mi è venuto in mente. Ma ho descritto che è vero, sì, è un genocidio, sì, sì. Sì, tranquilli, tu dica che io dico che sì, che è stato un genocidio. Yes, yes. Thank you. Miigwech, thank you. Nessuna altra pregunta chiede essere? L'altra domanda viene da Valentina Lasrak. Conosce bene di Televisa. Papa Francesco, buonasera. Suppone mattina ha detto limitazioni fisiche, allora volevamo sapere. Grazie, non so, non credo che possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, no? E credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la Chiesa, o nel contrario pensare la possibilità di farmi da parte, no? Questo con tutta onestà, no? Non è una catastrofe, no? Si può cambiare Papa, si può cambiare, non c'è problema, ma credo che devo limitarmi un po' con questi sforzi. L'intervento chirurgico al ginocchio non va nel mio caso. I tecnici dicono di sì, ma c'è tutto il problema dell'anestesia. Io ho subito 10 mesi fa più di 6 ore di anestesia e ancora ci sono le tracce. Non si gioca, non si scherza con l'anestesia, no? E per questo si pensa che non è del tutto conveniente, no? Ma io cercherò di continuare a fare dei viaggi e essere vicino alla gente, perché credo che è un modo di servire la vicinanza, no? Ma più di questo non mi viene da dire, no? Speriamo. In Messico non c'è nessuno ancora, eh? No, quello è Kazakistan, e se va in Kazakistan non dovrebbe anche andare in Ucraina, magari, se va in Kazakistan. Ma io ho detto che in Ucraina vorrei andarci, no? Vediamo adesso cosa trovo quando vedo a casa, no? Il Kazakistan per il momento mi piacerebbe andare, un viaggio tranquillo, senza tanto movimento. È un congresso di religione, no? Che è lì. Ma per il momento tutto rimane. Anche devo andare in Sud Sudan prima che nel Congo, perché è un viaggio con l'arcivescovo di Canterbury e con il vescovo della Chiesa di Scozia. E tutti e tre insieme, come tutti e tre abbiamo fatto il ritiro di 2 anni fa, no? Poi Congo, ma sarà l'anno prossimo perché la stagione delle piogge, ma vediamo. Io ho tutta la buona volontà, no? Ma vediamo la gamba cosa dice. Grazie. La prossima domanda. Stamattina ha incontrato l'arcivescovato come ogni volta. Il 4 dicembre scorso lei ha spiegato, dopo aver visto a Atene i gesuiti della Grecia,
quando uno avvia un processo deve lasciare che si sviluppi, che un'opera cresca e poi ritirarsi. Ogni gesuita deve fare così. Nessuna opera gli appartiene perché è del Signore. Santo Padre, questa dichiarazione potrebbe un giorno anche essere valida per un Papa gesuita? Credo di sì, sì. Vuol dire che potrebbe ritirarsi come i gesuiti? Sì, sì. È una vocazione. Di essere Papa o di essere gesuita? Che il Signore dica. Quello che il gesuita cerca, non lo fa sempre, non può, cerca di fare la volontà del Signore. Anche il Papa gesuita deve fare lo stesso. Quando il Signore parla, se il Signore ti dice vai avanti, tu vai avanti. Se il Signore ti dice vai all'angolo, te ne vai all'angolo. Ma è il Signore che Sì, ma quello che dice vuol dire che si aspetta la morte a quel punto. No. Ma tutti noi aspettiamo la morte. No, ma voglio dire non si ritira prima. Quello che il Signore dica. Il Signore può dire dimettiti. È il Signore che comanda. Grazie. E una cosa che Sant'Ignazio, e questo è importante, quando uno era stanco, malato, diceva Sant'Ignazio, ma io non posso fare la preghiera, e dispensava della preghiera, ma mai dispensava dell'esame di coscienza, due volte al giorno guardare cosa è successo nel... E non è dei peccati o non peccati, no, quale spirito mi ha mosso oggi. Entonces, la nostra vocazione diceva cercare cosa è successo oggi. Se io, questa è un'ipotesi, vedo che il Signore mi dice qualcosa, che una ispirazione di quel lato o l'altro, devo fare un discernimento per vedere cosa chiede il Signore. E può darsi che il Signore mi vuole mandare all'angolo, è cosa di Lui. È Lui che comanda. Questo credo che è il modo religioso di vivere di un gesuita. Stare nel discernimento spirituale per prendere delle decisioni, per scegliere vie di lavoro, ma scegliere compromessi pure, no? Il discernimento è chiave nella vocazione del gesuita. Questo è importante. Sant'Ignazio in questo era molto firme, perché è stata la sua propria esperienza del discernimento spirituale che lo ha portato alla conversione. E gli esercizi spirituali sono davvero una scuola del discernimento. Così, il gesuita deve essere per vocazione un uomo di discernimento. Discernere le situazioni, discernere la propria coscienza, discernere le decisioni a prendere. E per questo deve essere aperto a qualsiasi cosa il Signore gli chieda, no? Questa è un po' la nostra spiritualità, no? Ma lei si sente più papa o più gesuita adesso? Ma mai ho fatto quella misura, mai ho fatto. Io mi sento servitore del Signore con l'abitudine gesuita, perché... Grazie, Carolina. Non esiste una spiritualità papale, quella non esiste. Ogni papa porta avanti la propria spiritualità, no? Pensa a San Giovanni Paolo II, con quella bella spiritualità mariana che aveva, no? E l'aveva prima e l'aveva da papa. Pensa a tanti papi che hanno portato avanti la propria spiritualità. Il papato non è una spiritualità, è un lavoro, è una funzione, è un servizio, ma ognuno lo porta avanti con la propria spiritualità, no? Con le proprie grazie, la propria fedeltà, anche con i propri peccati. Ma non c'è una spiritualità papale, per questo non c'è confronto fra la spiritualità gesuitica e la spiritualità papale, perché questa seconda non esiste. Hai capito? Grazie. Grazie, grazie Carolina. L'altra. Buonasera. Santo Padre. Sì. No, prima di tutto, quel comunicato l'ha fatto la Segreteria di Stato. È stato uno sbaglio non dire sotto. Credo che si diceva
comunicato dalla segreteria di Stato, ma non sono sicuro, ma è stato uno sbaglio non firmare come segretaria di Stato, ma uno sbaglio di ufficio, no? Non di cattiva volontà, no? Questo è l'ultimo. E sul sogenante sinodale per sul cammino sinodale io scrissi una lettera, da solo l'ho fatta, un mese, con preghiera, riflessione, consultazioni, e ho detto tutto quello che io dovevo dire sul cammino sinodale. Più di quello non dirò. E quello è il magistero papale sul cammino sinodale. Quella lettera che scrisse 2 anni fa, no? E ho scavalcato la curia perché non ho fatto consultazioni, niente. Ho fatto come un cammino mio, per, anche come pastore a una chiesa che sta cercando un cammino, no? Come fratello, come padre, come credente, l'ha fatto così, no? E questo è il mio messaggio, no? So che non è facile, ma lì è tutto in quella lettera. Grazie. Grazie. La prossima domanda è di Ignazio Ingraudi, Rai 1. L'Italia sta attraversando un momento difficile che desta preoccupazione anche a livello internazionale. C'è la crisi economica, la pandemia, la guerra. Ora ci troviamo anche senza un governo. Lei è il primate d'Italia. Nel telegramma che ha scritto al presidente Mattarella per il suo compleanno, ha parlato di un paese segnato da non poche difficoltà e chiamato a scelte cruciali. Santità, come ha vissuto la caduta di Mario Draghi? Prima di tutto, io non voglio mischiarmi nella politica interna italiana. Secondo, nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale. È stato presidente della banca, ha una buona carriera, diciamo così. Ma e poi io ho fatto una domanda soltanto a uno dei miei collaboratori: dimmi, quanti governi ha avuto Italia in questo secolo? E mi ha detto 20. Questa è la mia risposta. Lei che appello fa alle forze politiche in vista di queste difficili elezioni? Responsabilità. Responsabilità civica. Grazie Santità, grazie Ignazio. E la prossima domanda è di Claire Giangravé. Ma anche alcuni teologi, non so se mi sente, esiste una possibilità per una coppia di considerare gli anticoncezionali? Ho capito, questa è una cosa molto puntuale, ma sappiate che il dogma, la morale, è sempre in una strada di sviluppo, ma ne sviluppo nello stesso senso. Per utilizzare una cosa che è chiara, credo che l'ho detto altre volte qui, per lo sviluppo di una questione sia morale, lo sviluppo teologico, diciamo così, o dogmatica, c'è una regola che è chiarissima e illumina, che io ho detto un'altra volta, quello che ha fatto Vincenzo de Lerin nel secolo X più o meno, in francese era. Dice che la vera dottrina per andare avanti, per svilupparsi, non deve essere quieta, si sviluppa. Ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur etate. Cioè, si consolida con il tempo, si dilata e si dilata. Si dilata e si consolida e si viene più ferme, ma sempre progressando.
È per questo che il dovere dei teologi è la ricerca, la riflessione teologica. E non si può fare teologia con un no davanti. Poi sarà il magistero a dire no, se è andato oltre torna. Ma lo sviluppo teologico deve essere aperto. I teologi sono per questo. E il magistero deve aiutare a capire i limiti. Sul problema dell'anticoncezione, so che è uscita una pubblicazione su questo tema e altri temi matrimoniali. Queste sono le acte di un congresso. E nel congresso sono le ponenze, no? Poi discutono fra loro e fanno le proposte. E dobbiamo essere chiari. Questi che hanno fatto questo congresso hanno fatto il suo dovere, perché hanno cercato di andare avanti nella dottrina, ma in senso ecclesiale, non fuori, no? Come ho detto con quella regola di Vincenzo Lerino. E poi il magistero dirà sì, va bene, non va bene, no? Ma tante cose sono cambiate con questo. Pensa tu per esempio alle armi atomiche. Oggi ufficialmente è dichiarato che l'uso e il possesso delle armi atomiche è immorale. Pensa alla pena di morte. Prima la pena di morte, sì, no, adesso io oso dire che siamo vicino all'immoralità lì, no? Perché la coscienza morale si è sviluppata bene, no? Cioè, per essere chiaro, quando il dogma o la morale si sviluppa, sta bene, ma in quella direzione con le tre regole di Vincenzo de Lerin. Credo che questo è molto chiaro. Una Chiesa che non sviluppa in senso ecclesiale il suo pensiero è una Chiesa che va indietro. E questo è il problema di oggi, di tanti che si dicono tradizionali. No, non sono tradizionali, sono indietristi. Vanno indietro, senza radici. Sempre è stato fatto così, il secolo scorso è stato fatto così, e l'indietrismo è un peccato perché non va avanti con la Chiesa. Invece la tradizione, diceva qualcuno, credo che l'ho detto in uno dei discorsi, la tradizione è la fede viva dei morti. Invece questi indietristi che si dicono tradizionalisti è la fede morta dei viventi. La tradizione è proprio la radice di ispirazione per andare avanti nella Chiesa. È sempre questo verticale. E l'indietrismo era andato indietro. E l'indietrismo è sempre chiuso, no? È importante capire bene il ruolo della tradizione, che è sempre aperta come la radice dell'albero. E l'albero cresce così, no? Un musicista aveva una frase molto bella, Gustav Mahler, diceva: la tradizione in questo senso è la garanzia del futuro, è la garanzia, non è un pezzo di museo. Se tu concepisci la tradizione chiusa, questa non è la tradizione cristiana. Sempre è il succo delle radici che ti porta avanti, avanti, avanti. Per questo, quello che tu dici sopra pensare e portare avanti la fede e la morale, ma mentre va nella direzione delle radici del succo, va bene, no? Con queste tre regole che ho menzionato di Vincenzo de Lerin. Domanda da parte di Eva Fernandez di Cope. Sì. Brava. Questo è il lavoro dello Spirito Santo, sai? Io non oserei mai a pensare, no? Ma lo Spirito Santo in questo lo sa fare meglio di me, no? È meglio di tutti noi, perché ispira le decisioni al Papa, sempre ispira.
perché è vivo nella Chiesa, non si può concepire la Chiesa senza lo Spirito Santo. È colui che fa le differenze, anche fa il chiasso, pensa alla mattina di Pentecoste, ma poi fa l'armonia. È importante parlare di armonia più di unità. Unità ma armonia, non come cosa fissa, no? Lo Spirito Santo ti dà un'armonia che è progressiva, che va avanti, no? A me piace quello che San Basilio dice dello Spirito Santo. Ipse harmonia est. Lui è l'armonia. Ma è l'armonia perché prima ti fa il chiasso con le differenze dei carismi, no? E lasciamo questo lavoro allo Spirito Santo. Sulla mia dimissione io vorrei ringraziare un bel articolo che ha fatto, una di voi l'ha fatto, che tutti i segnali che potevano condurre a una dimissione e tutti i segni che stanno apparendo. Ma questo è un bel lavoro giornalistico, un giornalista che poi alla fine dà l'opinione, ma vedere anche le segnali, non solo le dichiarazioni, no? Quel linguaggio sottoterra, sotterraneo, che anche dà dei segnali, no? E questo di saper leggere delle segnali o almeno fare uno sforzo di interpretazione, che può essere questo, può essere quell'altro. Questo è un bel lavoro vostro, no? E ringrazio tanto. Grazie. Un'altra domanda? Allora, forse un'ultima domanda da parte di... Ha avuto dei problemi che le ha fatto pensare a questo? Ci sono stati dei momenti difficili che le ha fatto pensare a questo? Va bene. La porta è aperta, è una delle opzioni normali, ma fino ad oggi non ho bussato quella porta, non ho detto andrò di questa stanza, non ho sentito pensare a questa possibilità, ma forse questo non vuol dire che dopo domani incomincia a pensare, no? Ma in questo momento sinceramente no, anche questo viaggio è stato un po' il test, no? È vero che non si può fare viaggi in questo stato, si deve forse cambiare un po' lo stile, diminuire, pagare i debiti dei viaggi che ancora devono fare, risistemare, ma sarà il Signore a dirlo, la porta è aperta, questo è vero, no? E poi prima di concedermi io vorrei parlare di una cosa che per me è molto importante. Il viaggio qui in Canada era molto legato alla figura di Sant'Anna, no? E io ho detto alcune cose sulle donne, ma soprattutto sulle anziane, sulle mamme, sulle nonne. E ho sottolineato una cosa che è chiara. La fede va trasmessa in dialetto. E il dialetto, lo dissi chiaramente, materno, il dialetto delle nonne. Noi abbiamo ricevuto la fede in quella forma dialettale femminile. E questo è molto importante. Il ruolo della donna nella trasmissione della fede e nello sviluppo della fede. E la mamma o la nonna a insegnare a pregare, e la mamma o la nonna a spiegare le prime cose che il bambino non capisce della fede. E io oso dire che questa trasmissione dialettale della fede è femminile. Qualcuno può dirmi, ma teologicamente come lo spiega? Perché dirò, quella che trasmette la fede è la Chiesa, e la Chiesa è donna, la Chiesa è sposa, la Chiesa non è maschio, la Chiesa è donna, e noi dobbiamo entrare in questo pensiero della Chiesa donna, della Chiesa madre, che è più importante che qualsiasi fantasia ministeriale maschilista o qualche potere maschilista. La Chiesa mater, la maternalità della Chiesa, quella che è la figura
della madre del Signore, no? È importante in questo senso sottolineare l'importanza nella trasmissione della fede di questo dialetto materno. Io ho scoperto questo leggendo per esempio il martirio dei Maccabei. Per due o tre volte dice che la mamma gli dava animo in dialetto materno. La fede va trasmessa in dialetto e quello dialetto lo parlano le donne. E questa è la grande gioia della Chiesa, perché la Chiesa è donna, la Chiesa è sposa. Questo ho voluto dirlo chiaramente pensando a Sant'Anna. Grazie, grazie della pazienza, grazie dell'ascolto. Riposatevi e buon viaggio. Grazie. Grazie a lei, Santità. Grazie a lei. Ho dimenticato che questo è l'ultimo viaggio di Paolo Rodari. Vorrei salutarlo, ringraziarle. Paolo, ti auguro il meglio nel nuovo lavoro. A te, a tutte le figlie, a tua sposa. Vai avanti. E non dimenticarti che Verona è la città degli innamorati. Che tu possa crescere nell'amore a tua moglie, a tuoi figli. Buon lavoro, buon successo e grazie per il tuo contributo. Grazie Paolo. E lascialo solo Domenico. Grazie.